Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera non è l'arena tra armadio, anello, voglia di figli e l'ex di lei Francesco Monte. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, in onda domenica 7 gennaio sulla 7. Ed è intervenuto in collegamento l'ex campione di ciclismo Francesco, papà del concorrente del Grande Fratello VIP 2. Cecilia Rodriguez parla dell'ex Francesco Monte. Giletti stuzzica Cecilia sull'ex Francesco Monte, lei ne parla senza mai nominarlo, lasciare uno per mettermi con un altro non penso che fosse una strategia bella. Fino a quando non chiudevo una storia non potevo aprirne un'altra. Mi sentivo sporca per questo e non stavo bene. Quando l'ho rivisto nella casa ho capito che era finita. Forse avevamo dei pensieri diversi per affrontare la vita, io sono molto più libera e forse non mi sentivo più così. Non andava così e l'ho capito dentro e. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni nella tenda rossa e nell'armadio. Ignazio, intanto, stava in panchina secondo Giletti. Lui risponde, ho lasciato che lei dettasse i tempi iniziali, l'attrazione c'era, quando lei ha risolto e. Lei conferma, è stato al suo posto. Quale? La tenda rossa come confermano le immagini del reality, ritrasmesse sulla 7. Che è stato un piedino, sottolinea l'argentina. Lì che è stato il primo bacio, aggiunge il giovane. E il famigerato armadio? Il pezzo vero non l'hanno mai mandato. Hanno mandato un altro con rumori montati. Io ho una dignità, la gente è cattiva e non ha niente da fare, mia sorella mi ha detto mi rovini la carriera, dice Cecilia. E Ignazio, lì ci siamo baciati. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il posto più strano dove hanno fatto l'amore. Il posto più strano dove i due hanno fatto l'amore? Ignazio, nel camerino, l'abbiamo già detto, alle Iene lui parlò di quello Mediaset, NDR, non qua, oggi siamo stati bravissimi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuovo chiarimento sull'anello e sul figlio in cantiere. Cecilia dopo Natale ha mostrato un anello. Ma entrambi ribadiscono che si tratta di un regalo di Belen. E il figlio? Che tempo, quando arriverà arriverà, afferma Cecilia. Francesco Moser benedice l'amore tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez. Francesco Moser, in collegamento da Biardolo di Mezzo, Trento, commenta. L'armadio? Ne ho sentito dire, non l'ho visto in diretta, è la prima volta che lo guardo. Forse non dovevano fare quella scena e ogni tanto seguivo il programma, mia moglie no. Una volta però ha girato attorno alla casa nell'acquario, non c'era niente di trascendentale da vedere, certo io non riuscirei a stare nella casa per 2-3 mesi. Suo figlio ha avuto 168 donne, qualcuna l'ho vista qui a casa. E se Belen andasse a vendemmiare a casa Moser,
Se vuole la faccio lavorare, se ci fa perdere tempo non va bene. Ora vanno raccolti i tranci dalle vigne. Cecilia andrà davvero in settimana a fare questo tipo di lavoro?